Grande successo all'Odeon per la rassegna cinematografica organizzata dal Comitato di Promozione per l'Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio di Firenze. Il film della serata, Caramel, di Nadine Labaki, ambientato a Beirut, racconta la storia di alcune donne che lavorano nel contesto libanese, tra guerre e contrasti religiosi. L'idea progettuale di questa rassegna è stata fortemente voluta dalle imprenditrici del comitato per non fare i soliti seminari, per poter parlare di imprenditoria femminile in maniera molto più leggera, in un momento fra l'altro molto pesante. Serate come queste dimostrano che invece le donne hanno grandi capacità, grandi possibilità e una grande forza di aggregazione e di pensiero nuovo. E in un momento di crisi come questo penso che avrebbero davvero qualcosa di importante e di nuovo da dire per poter cambiare anche un modo di fare impresa che forse potrebbe aiutare a uscire da un momento così difficile. In occasione della rassegna, Daniela Morozzi ha intervistato due protagoniste dell'imprenditoria femminile, Monica Tiozzo e Flora Frocu. Io penso che si parte già dai sogni che uno ha, un giovane può avere. Io avevo 24 anni quando sono imbarcata su un gomone e sono partita per l'Italia. Ho vissuto per 3 anni clandestina, ovviamente facendo tanti lavori, sia sulla sartoria ma lavorando sempre a nero oppure facendo la donna di servizio. Un giorno c'era questa camiceria che voleva cedere l'attività, che poi io non facevo le camicie, io facevo tutt'altro, cioè la donna, mi piaceva la sartoria da donna e mi sono messa a lavorare con tanti sacrifici. Io penso che adesso la mia camiceria veramente è diventata una camiceria di qualità. E da quando l'ho preso, sono 13 anni che io ci lavoro e tuttora io sogno ancora di farlo crescere ancora di più. Dobbiamo essere orgogliose della nostra morbidezza, quindi parlare anche dei nostri lati cosiddetti e pensati negativi e vederli sotto una luce diversa, credo che peggio di così il mondo non possa andare, l'economia non possa andare, le situazioni mondiali che viviamo ci parlano di catastrofi, di guerre, di malattie, quindi se vogliamo fare veramente qualcosa di diverso, penso che noi dobbiamo essere il motore e quindi proprio essendo contente della nostra differenza e non scimmiottando magari i nostri colleghi maschi. Le donne imprenditrici certamente non vogliono carità, questo è poco ma è sicuro. Vogliono far presente che fanno tante cose, si occupano della famiglia, si occupano dei figli, si occupano delle persone anziane tante volte e soprattutto si occupano dell'impresa, che per loro è come un altro figlio, no? Da tirare su, da coltivare e da portare avanti. Però vorrebbero quantomeno dallo Stato il welfare necessario affinché possiamo svolgere tutte queste attività.